Bentornati sul canale di Davy. Ragazzi, ho deciso di registrare all'ultimo per mostrarvi come giocare questa nave in questa mappa o comunque tutti i vari incrociatori. Allora, la prima cosa da fare è cercare di raggiungere il più velocemente possibile queste tre isole che vedete. La principale che andremo ad utilizzare come copertura sarà quella centrale. Il matchmaking rapidamente, navi di livello 6, qualche livello 7, due corazzate, quindi la maggior parte sono incrociatori e cacciatorpediniere. Abbiamo anche Paperone. Le nostre AP faranno davvero male. Un buon posizionamento sta alla base di ogni tattica, quindi cercherò di mostrarvi un pochino come sfruttare le isole. Considerando che abbiamo un range comunque abbastanza ridotto di 13.10, non il massimo, purtroppo loro stanno già cappando. Un cacciatorpediniere vuol dire che è dentro la zona di cappo. Noi siamo spottati a 10.3. Vediamo Paperone che spara. Paparone, no Paperone. Vabbè, comunque, quello lì. Ovviamente se non ci spottano la cosa risulterà ancora più efficace perché loro non capiranno i colpi da dove vengono e da chi vengono più che altro. Ok. Abbiamo perso purtroppo la Fubuki, primi danni. Quest'isolotto è fantastico. Ovviamente poi la squadra deve comunque. Wow. Solo wow, mi viene da dire. Abbiamo perso due cacciatorpediniere in circa 2 minuti e mezzo. Comunque avete visto che il punto è davvero fantastico. È alto al punto giusto, ci permette di sparare senza problemi le navi avversarie. Certo, la mia mira adesso sta un attimo in ferie, vediamo un attimo se riesco a beccarlo. Ok, eventualmente facciamo qualche hit all'isolotto, avanziamo o indietreggiamo a seconda appunto della situazione. Ok, è un video puramente illustrativo della zona, attenzione, ci tengo a specificarlo nuovamente. Anche perché la partita mi sa tanto che viene persa, perché insomma non abbiamo punti di cap. Ok, potremmo anche decidere di avanzare, visto che abbiamo l'altro isolotto che ce lo permette, ci fa guadagnare an ancora qualche metro preziosissimo per distruggere eventuali cacciatorpediniere nelle vicinanze. Allora, lui non ha possibilità di copertura. Vediamo perché adesso tra poco viene spottato da me. Ok, lui adesso vediamo cosa fa. Non può fare molto perché ha l'isolotto, quindi la giocata è molto forzata. Ok, Furutaka. Non ha possibilità la Furutaka, sinceramente. Anche perché se mi mostra il lato così. Ok. Ottimo, doppia cittadella e poi con il secondo lo mandiamo a casa. Altra doppia cittadella, l'ideale sarebbe distruggere Paperone, però per me ormai sei Paperone, scusa se mi segui, ma sei Paperone per me. Ok, in questo caso dobbiamo fare un cambio di direzione e andare con le torrette. Abbiamo perso un'altra nave. Dai ragazzi. Comunque avete visto in pochi secondi quanti danni. Quelle isolette sono perfette. Purtroppo stiamo per perdere un'altra nave, ottimo. Un'altra cittadella. Dai, dai, stiamo sparando solo con due torrette. Serve qualcosa in più. Dai. Ok, destra. Teniamo l'incendio, destra. Attenzione. Ok, alziamo, mira. Ok,
peperone, non dare fastidio. Paperone. Ok. Via l'incendio. Appuntamento, lasciamo stare le altre navi. Ok. Purtroppo qui errore, perché sono andato oltre la zona di copertura. Va bene lo stesso. No. Sì. Ok. C'è Paperone che spara. Purtroppo non ho sfruttato la mia copertura. Comunque, nonostante il team sia molto 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 brutto, mi sta mirando a me. Eccolo lì che spara, vediamo. Ok, andiamo invisibili. Cerchiamo anche di cappare, perché volendo dovremmo anche cappare qualcosina. La partita viene persa in maniera molto, come dire, discutibile. Non abbiamo, la nostra squadra non è assolutamente all'altezza della situazione. Peccato, perché comunque il punto funziona. Funziona molto bene. Poi con una squadra che spinge particolarmente è ideale. Vediamo noi se riusciamo adesso magari a catturare il punto D e poi... Allora, T, recuperiamo qualche punto vita. Stanno catturando Charlie. Ok, dai, avanziamo perché loro hanno Paperone con 3 kill. E tu... che stai lanciando un po' di siduri. Aspetta, Paperone, 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 Paperone. Paperone. Paperone va a casa. Ok. Lancio. Cerchiamo di distruggerlo subito, perché lui adesso mi spotta. Dai, 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 devo spottarlo assolutamente. Assolutamente lo devo spottare. Eccolo. Ok. Possiamo andare sull'incrociatore volendo. Vediamo. Non è, è il punto di, il punto D non si riesce a conquistare. Allora, eccolo. Ottimo. Buono. Andiamo. Colpo critico. È un colpo critico. Siamo 4 contro 6. Solo che hanno troppi punti di capo loro. Ne hanno davvero molti e non riesco a beccare. Il loro caccia torpediniere. Lì c'è l'incrociatore tedesco. Una buona kill. Un poco di danni. Fortunatamente va con le HE. Vediamo se riesco a entrare in copertura sulla sinistra. Altrimenti direi comunque che è stata un'ottima partita. In 10 minuti vi ho fatto vedere qualcosina. Vediamo lui se fa fuoco nuovamente. Ok, con le HE. Va bene, doppio incendio lo teniamo, anche perché non possiamo fare altro.
Un'altra nave è andata. Allora, potremmo cappare bravo, però insomma, direi che è persa la partita. Magari facciamo attenzione agli ultimi siluri che può lanciare il cacciatorpediniere. Allora, andiamo in maniera del tutto preventiva, invisibili. Il cacciatorpediniere. È da quelle parti, sicuramente. Voi direte perché non cappi? Perché non si può vincere, cioè con tutta la buona volontà non si può vincere. Colorado una kill, 833. Non si può. Anche perché se io dovessi venire affondato perderemmo altri punti vita. E non mi pare il caso. Dai, proviamo a levare il punto di bravo a questo punto. Però non serve a niente, perché comunque poi gli altri due punti di cap continuano ad andare avanti. Vediamo lui se riesco a spottarlo. È vicino, questo è sicuro. Sta da quella parte. Niente. 889. 4 punti ogni volta il cap, un cap da. Nella maniera più assoluta si può vincere perché dovrei bloccare tutti i punti di cap oppure distruggere le navi avversarie, cosa che ovviamente non succederà. Comunque sia, direi che è stata un'ottima partita, nonostante sicuramente potevo far di più, però ripeto, ho iniziato a registrare la partita stessa in quanto volevo mostrarvi la particolarità di queste tre isole. Sono davvero molto utili per noi incrociatori. Per la classe incrociatore sono davvero molto utili. Poi ripeto, si potevano sicuramente chiudere, almeno una kill si poteva chiudere, altrimenti l'incrociatore nemico quando sta per si sente sicuro, voi spuntate da dietro quei due isolotti e lo fate fuori. Questo qui sta sognando ad occhi aperti, evidentemente. Guarda che così rischi di essere affondato, non ne vale la pena provare dei colpi. Sì, adesso tu viri, lo sappiamo. Sì, certo. Sì, va bene, va bene. Una base catturata, facciamo qualche punto extra. La Muzuki. Perché non spari adesso? Perché adesso guarda, se ci fosse stato. Ma. Paperone. Per noi è paperone. Allora, vediamo i risultati post scontro: 270.000 crediti, 2.300 esperienza. Addirittura 50.000 danni, 60 hit, un colpo critico, 3 navi, 6 cittadelle, 2 basi, una catturata, 4 hit. Team score: siamo arrivati primi con 1.027 punti. Insomma, il team. Abbiamo colpito un po' di navi e guadagnato, come detto, abbastanza crediti. Ripeto, per l'ultima volta il video era nato per farvi vedere quella posizione strategica nel punto di respawn dove sono capitato io, nella mappa che avete visto, nulla di più. Bene ragazzi, il video finisce qui, io vi invito come sempre ad iscrivervi al mio canale in modo tale da non perdere nessuno dei miei aggiornamenti e noi ci vediamo alla prossima! Ciao!